Ok. Allora, bene signori, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo a lunedì 30 di novembre, quindi siamo all'ultimo giorno del mese di novembre, un mese estremamente concitato, un mese strano, un mese. Ciao Cristian, buonasera, benvenuto. Un mese strano, un mese molto particolare. E chiudiamo questo mese, ciao Rosa, benvenuta. Chiudiamo questo mese con l'ultima diretta di Eroi del Business, il mese di novembre, con un ospite che adesso vi presenterò e che secondo me chiude un po' il cerchio di questo ultimo lavoro che abbiamo fatto prima della fine dell'anno, cioè del mese di dicembre, perché stasera tratteremo un tema molto caro all'economia, qualcosa che. Ciao Maurizio, benvenuti e vi saluto sempre tutti. Ciao Alessio, ciao, benvenuto. Un tema molto caro all'economia che è quello della finanza. Ok? È un tema molto ampio. Sapete che io sono un appassionato, quindi seguo i mercati finanziari, seguo un po' quello che succede nel mondo, sono in Italia, nel mondo. Sicuramente la finanza è uno degli aspetti della nostra economia. E questo aspetto, caro a molti, quindi ciao Carla, buonasera. Quindi stasera state bene ad ascoltare perché ci saranno delle, secondo me, delle riflessioni molto interessanti per tutti. E le riflessioni di stasera le facciamo con un ospite che io ringrazio già e che avremo modo appunto di, che adesso vi presento, di conoscere meglio durante questa diretta, che tratta un tema che quando l'ho visto per la prima volta mi sono davvero iniziato a chiedere, proprio mi ha detto, bene, mi sono chiesto, cavolo, vediamo davvero cosa ne viene fuori, perché è sicuramente un tema che appassiona e che è il rapporto tra le donne e la finanza. Poi dopo sarà lei a spiegarcelo meglio, però come leggete dalle nostre infografiche, donne in finanza e fattori di successo, ascolto, empatia e metodo. Quindi io mi sono un po' fatto delle domande, adesso stasera ne parleremo insieme. Io sono molto curioso, ho atteso davvero questa diretta perché secondo me sarà interessante. Quindi donne all'ascolto, ma anche uomini, all'ascolto perché presentiamo la nostra relatrice di stasera che è consulente finanziario, è un'educatrice finanziaria, quindi davvero conosce questo mondo bene, è una professionista. Perciò diamo il benvenuto a Giuseppina Giusi Biondelli. Ciao Giusi. Ciao, Ciao, grazie. benvenuta. Grazie, grazie. Mi fa molto piacere essere qua con voi stasera, davvero è emozionante, devo dire. Io che non sono abituata a questo tipo di situazione, è molto emozionante e poi anche entusiasmante, devo dire. Oh, bene. Mi fa piacere, Giusy, mi fa piacere perché ci tenevamo ad averti, ci siamo un po' sentiti negli scorsi giorni. È un tema molto interessante perché stasera parleremo anche un po' delle donne in finanza, delle donne professioniste e quindi tu la rappresenti un po'. E quindi ci parlerai e poi tu hai accennato tre aggettivi, no? Ascolto, empatia, metodo, hai detto tante cose, quindi vorrei iniziare davvero questa diretta facendoti questa domanda. Il connubio donne e finanza, com'è? Un connubio esclusivo, un connubio più connubio. Dipende, insomma, la mia carta di credito trema quando la prendo in mano, quindi sì, potrebbe essere esplosivo sotto certi punti di vista. No, ma donne in finanza perché il mondo femminile è presente, ma è ovviamente in minoranza in questo mondo che dai dati appunto dell'OCF, dell'Organismo dei Consulenti Finanziari, rivela nel 2018 che solo il 21% sono consulenti finanziari, sono donne. E quindi è chiaro che la presenza in una professione che è la libera professione, che devo dire che da un certo punto di vista potrebbe essere molto adatta alle donne, perché comunque permette di conciliare anche i tempi di lavoro con la famiglia, quindi
Quindi da un certo punto di vista, che significa avere l'opportunità di organizzarsi, non significa avere un orario ridotto, però capisci che l'autonomia e la libertà aiuta moltissimo. Però, nonostante questo, è una professione che non annovera una presenza importante di donne, è ancora una professione prettamente maschile. Anche se devo dire che in realtà quando tu vai dai clienti non è che abbiano qualche, diciamo, qualche reazione di chiusura per il fatto che parlano di soldi con una donna e non con un uomo. Devo dire che almeno per quanto riguarda la mia esperienza, guardano la competenza, guardano la capacità di relazionarsi con loro, quindi assolutamente non c'è, a me non è capitato di trovare pregiudizio, questo no. Quindi sicuramente, Giusy, sicuramente quando vedremo una donna alla Banca Centrale Europea, direi che avremo raggiunto un buon traguardo. Che dici? Direi proprio di sì, assolutamente. Direi che potrebbe essere uno dei fondamentali, diciamo, indicatori che finalmente le cose sono davvero non cambiate, si stanno equilibrando. Ecco. Tranquillo. No, chiaramente no. Giusy, una battuta. Devi sapere, Giusy, che nel nostro gruppo Sì. è imprenditoriale, quindi tutto il nostro gruppo comandano le donne, devo dire, perché abbiamo un gruppo di manager e di donne davvero molto in gamba, e devo dirti che noi siamo un gruppo molto al femminile, quindi ci sono tantissime professioniste, però forse il mercato delle professioni, soprattutto nel tuo caso, non è ancora così bilanciato, non lo so, cosa ne pensi tu? No, sì, sicuramente non è bilanciato, credo che sia soprattutto una questione anche del fatto che fare il consulente finanziario da libero professionista comunque impone una certa autonomia anche imprenditoriale, significa non avere lo stipendio determinato con le scadenze, come se fosse un lavoro da dipendente. E questo parlo soprattutto perché il mondo femminile, diciamo, che è legato anche alla gestione della famiglia, certe regole fisse come avere un orario anche part-time, piuttosto che, quindi in termini organizzativi, piuttosto che avere un reddito fisso mensile con lo stipendio, è un aspetto, pensando al nucleo familiare, pensando alla famiglia, pensando a una certa organizzazione, è ancora molto appartenente a un certo tipo di culture, quindi che fa da bilanciere nell'ambito della famiglia, ecco. Però si sta sempre più rinnovando anche questo aspetto, proprio perché c'è un mercato del lavoro anche che si modifica, che si sta riequilibrando anche in nuove forme di libere professioni, e quindi credo che ci vorrà solo un po' di tempo per capire la potenzialità che invece il mondo femminile può esprimere anche nella libera professione, devo dire. Eh sì, no, infatti. Guarda, Maria, non è l'unico mondo quello che ha questa presenza minoritaria. Io provengo dalle origini agricole, dal mondo agricole, e anche in quell'ambito le donne imprenditrici agricole sono ancora in minoranza, ma stanno aumentando. Ormai l'hanno sdoganata questa cosa che l'agricoltore può essere fatto solo dagli uomini. Ci sono veramente fior fior di imprenditrici agricole. Per cui non è solo il mondo della finanza, ecco, diciamo che anche in quel mondo le donne si devono fare spazio, ma non per fare spazio, quindi sgomitando con gli uomini, no, no, proprio per riuscire a valorizzare la propria immagine, la propria potenzialità, in quel senso intendo, perché assolutamente c'è spazio per l'uomo e per la donna. Io non sono femminista, io sono perché ognuno, ogni individuo, uomo o donna che sia, possa affermare la propria realizzazione le proprie, e realizzare e dare sfogo alle proprie doti. E non amo i limiti, non amo dei paletti che possano limitare questo tipo di libertà. Questo non lo amo, ma per gli uomini come per le donne. Sì, no, ti dico, Giusy, per me, per noi è abbastanza surreale questo ragionamento, perché ti dico, nel nostro gruppo sono davvero tante le donne e hanno posizioni di responsabilità e gestiscono tante cose, però mi rendo conto che questa cosa esiste. Guarda, Carlo Maiorino ci scrive
Dice, le donne sono molto più pragmatiche e lungimiranti, io mi fiderei molto di una consulente finanziaria donna, ma non ne ho incontrate molte. Ok? E qua cosa... Ci possiamo incontrare? Sì, sì, no, sicuramente le donne... Allora, io parlerei proprio di stile, in realtà non ne farei proprio una questione di genere, ma tra le caratteristiche femminili c'è anche una certa capacità, da qui viene la prima parola che ho usato, esatto, il primo sostantivo, che è l'ascolto, la capacità delle donne di ascoltare, di fare delle domande, di ascoltare, questo aiuta molto, perché riuscire a fare le domande innanzitutto aiuta ad abbattere un po' le barriere, quando tu entri in contatto, in relazione con un cliente, che sia un cliente nuovo, ma anche un cliente che è già tuo cliente, ma con il quale stai sempre costruendo il rapporto che costruisce sempre in addivenire, ma soprattutto con i nuovi clienti. Fare delle domande, cercare di entrare un attimo in profondità di quello che è il progetto, che io parlo con clienti di tutti i generi, parlo dal dirigente che quindi ha un ruolo, ma anche un dipendente anche di media dimensione, anche andando verso più imprenditori, verso famiglie anche più strutturate. Ma quello che aiuta molto a fare domande, perché aiuta a capire qual è il background delle persone. Fare domande si vanno a toccare anche dei tasti che la persona che ci sta di fronte ha voglia magari di parlare e di affrontare, perché le vuole condividere con te. E se te ne parla, vuol dire che in quel momento vorrebbe riuscire anche ad affrontare certe tematiche che magari in altri momenti o non ha voluto perché non era preparato ad affrontare, o magari non c'è stata l'opportunità con la persona, con il consulente o comunque con l'interlocutore che aveva di fronte. E questo è importante. L'ascolto è davvero la prima strategia per credo che non sia solo per la consulenza finanziaria, credo in qualsiasi ambito, l'ascolto, fare domande, cercare di avere informazioni, ma senza fare il terzo grado, cioè in quel contesto si riesce anche ad abbassare quella che è la formalità, ad abbassare anche quello che è il livello di distacco che molte persone mettono quando tu sei una sconosciuta, e quindi in quel momento lì, man mano che si va avanti, le barriere cadono e si cerca di entrare un attimo in un dialogo che sia più un dialogo, che allora introduce un'altra parola che qui non ho messo ma che è fondamentale per chi fa la mia professione, che è la parola fiducia. L'ascolto, le informazioni, il dialogo ti aiutano anche a iniziare a costruire questo percorso lungo che si chiama fiducia, perché altrimenti si rischia che ci rimanga solo la distanza, che rimanga solo la formalità, e poi non si approfondisca mai, non ci sia mai quel livello di fiducia che permette di affidarti, poi nel mio caso di affidarti il patrimonio, che può essere il patrimonio azienda, il patrimonio famiglia. Quando parlo di patrimonio, guarda Mario, io non parlo di patrimonio con tanti zeri, per me la parola patrimonio è quella ricchezza che una famiglia con tanto sacrificio ha, che può essere 5.000, 10.000, 20.000. Affrontare certe tematiche finanziarie è delicato e non bisogna assolutamente sminuire mai, anzi, quando si parla di consulenza finanziaria, sempre più in passato, la vecchia professione, io la definisco vecchia perché ho sempre odiato la parola promotore finanziario, perché la parola promotore sminuiva moltissimo. Quando si parla di consulenza finanziaria, non si parla solo di consulenza finanziaria nell'ambito degli investimenti e del risparmio, si parla di consulenza finanziaria anche per l'indebitamento, cioè essere preparati a quello che si sta facendo, e questo, ecco, è importante. Quindi sempre più la consulenza è tutto tondo, ecco, per quello che dico, quelli bravi dicono così, ecco, è sempre, deve avere uno sguardo molto ampio. Molto ampio. Ecco, Giusy, intanto mentre tu parli, il pubblico come è nostra consuetudine, si scatena, no? E quindi si scatena. Quindi, per esempio, la mia socia Emilia Motta ti scrive, Giusy, ci tocca fare cultura anche su questo tema, come per dire... dovrebbe essere, secondo me, un tema normale, ma si può fare cultura. Invece,
Rosa Bettarini scrive: avere impegni familiari implica già spesso gestire i conti di casa, per cui già un po' ragioniere, cioè probabilmente intendeva la gestione, ci divertiamo a forza, ma parlare di finanze è un po' diverso. Ecco, qua, essendo che tu, Giusy, sei del settore finanza, no? Sì. Hai parlato prima del fattore ascolto. Quindi, se tu dovessi consigliare ovviamente a una persona di interessarsi di finanza, che tipo di consiglio così potresti dargli? Beh, innanzitutto bisogna capire che fare investimento, parlare di finanza, non si tratta semplicemente di sapere dove mettere i soldi, ma prima ancora, soprattutto l'ultimo intervento che non ricordo chi l'ha fatto, che chi fa il ragioniere fa i conti di casa, ecco, Rosa Bettarini. Diventiamo per forza ragionieri quando parliamo dei conti di casa, ma parlare di finanza è un'altra cosa, ecco. Parlare di finanza in termini di pianificazione, come si fa la ragioniera di casa, c'è molta attinenza perché quando noi facciamo il ragioniere destiniamo quelle che sono le entrate alle uscite che abbiamo programmato. Ecco, dovremmo fare nello stesso modo con il capitale, con il nostro risparmio. Siamo bravi a darci la regola di non spendere tutto il nostro reddito e dovremmo darci un'altra regola che è quella di dare, come mi ha insegnato un mio grandissimo amico formatore Andrea Rocco, di dare il nome ai soldi, perché spesso confondiamo che l'investimento sia un mettere giù i soldi per avere un rendimento. In realtà quel risparmio noi lo facciamo pensando a un progetto, consciamente o inconsciamente, perché la maggior parte di noi dice risparmio perché non si sa mai, risparmio per gli imprevisti. Ecco, perché non si sa mai bisognerebbe identificarlo. Questo è il primo passo che io suggerisco sempre. Perché non si sa mai è generico, non si sa mai tra 3 mesi, non si sa mai tra 3 anni, non si sa mai tra 10 anni. È diverso. Quindi la prima cosa che io suggerirei quando si parla di finanza, quando si parla di risparmio, è cercare di pensare qual è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, che non è semplicemente un obiettivo di rendimento, voglio prendere il 2, il 5, il 10, il 20. Vorrei che questi soldi realizzassero questo progetto, vorrei che questi soldi fossero per mio figlio che deve andare all'università piuttosto che a scuola. Vorrei comprarmi un'altra casa, vorrei comprarmi la Porsche, vorrei comprarmi la Panda perché sono senza macchina e devo prendere la Panda tra 3 anni. Cioè, assolutamente, deve avere un obiettivo. L'attività, la rinuncia che noi facciamo oggi e corrisponde al risparmio, deve avere un obiettivo, perché così è gratificante. Quando noi realizzeremo il nostro obiettivo, saremo soddisfatti. Guarda, Giusy, mi stai appassionando da matti, perché guarda che sono appassionato io, però quella dell'obiettivo e diciamo, dello scopo per fare risparmiare, fare l'investitore è di solito l'approccio, secondo me, dal mio punto di vista, conoscendo un po' il tuo settore, più corretto. Quindi, tu cosa dici? Caro Mario, vuoi investire questi 10.000 euro? Bene. Che progetto hai? Sai qual è la cosa che mi viene da chiederti, Giuse, questa anche per tutti? Perché generalmente anche io quando parlo di investimenti, generalmente le persone vengono da me, Giuse, e mi dicono: Mario, però sai, tu la fai facile, però sai, non so quando partire, non so come partire, non so in che modo, con quanti soldi, non so che fare. Ecco. Sei d'accordo se gli diciamo a tutti i nostri del pubblico che non conta tanto come partire, ma conta il partire? Certo. Sei Beh, d'accordo? soprattutto prendo l'assist che mi hai servito, Mario, ma quello conta soprattutto nella pianificazione previdenziale. Quando parlo di fondo pensione o di previdenza complementare, mi fanno tutti degli occhioni e mi fanno tutti degli gesti in cui sono negativi al massimo perché non ci credono. E quindi assolutamente l'importante è partire soprattutto nell'ambito della previdenza e della pianificazione previdenziale. Però
In generale è corretto quello che dici, perché darsi una regola e anche di piccole dimensioni, cioè io ripeto, gli investimenti, io avrei piacere avere tanti clienti giovani, e sappiamo che i giovani oggi non è che si dispongano di patrimoni di un certo spessore, sono giovani che spesso veramente accantonano pochi euro perché comunque hanno uno stipendio limitato, perché magari hanno dei lavori che non sono a tempo indeterminato, quindi dei lavori precari. A me piacerebbe, perché comunque quelle persone, quei ragazzi, quelle ragazze che si stanno costruendo un futuro saranno i miei clienti un pochino più strutturati di domani. E allora darsi una regola, iniziare veramente da giovani, quindi per fare un esempio molto semplice, il TFR anziché portarselo a casa quando si finisce un'esperienza, lo si canalizza in un fondo pensione, piuttosto che darsi una regola: se prendo i 1.100 euro al mese, i 1.000 euro, 100 euro, 50 euro, li metto in un piano di accumulo. Ma non è per l'investimento, perché magari non lo fanno con me, lo fanno con la banca di riferimento, ma è davvero una prima regola ed è anche una. Iniziare a muovere i primi passi verso un mondo che sembra sempre così lontano, sempre così inavvicinabile. Questo per i ragazzi giovani o per chi dispone delle somme limitate. Chi invece è un pochino più deve rompere la difesa, lo scudo di difesa che si è messo davanti perché magari ha avuto qualche cattiva esperienza, deve un po' analizzare, approfondire. Quali sono stati gli errori o le cose che non conosceva, che non ha valutato in maniera corretta, e deve superare questo scoglio, perché altrimenti rischia davvero di essere sempre più deluso da qualcosa del quale invece è interessato, perché è un po' un odio-amore. Mi piacerebbe, ma ho paura. Mi piacerebbe, ma non mi fido. E allora questa cosa bisogna un po' affrontarla e andare ad affrontare quelle che sono state magari quegli aspetti che non sono stati convinti. Io ne ho tantissimi. Io ho una prospect, una cliente che ha della liquidità sul conto corrente, e lei tiene la liquidità sul conto corrente perché, nonostante io le abbia proposto qualche soluzione, perché comunque ha delle esigenze particolari, ma lei la prima cosa che mi ha detto è che in passato è stata scottata. Ovviamente è capitato anche di parlare di investimenti attraverso delle polizze assicurative, e la prima cosa che mi ha detto: ah, io assolutamente non credo nelle polizze perché in passato ho perso soldi. Ecco, questo è quello che con pazienza, anche attraverso la cultura, l'educazione, la cultura finanziaria, è necessario piano piano cercare di sciogliere. È un nodo che bisogna sciogliere, perché io lo dico sempre ai miei corsi di educazione finanziaria: gli strumenti finanziari o assicurativi che abbiamo a disposizione sono strumenti, non sono né buoni né cattivi, come i derivati, non sono necessariamente negativi, sono strumenti che vengono usati in finanza. Se le cose sono andate in un certo modo, bisogna capire se le cose sono andate male per un problema di mercato, o se invece sono andate male perché abbiamo usato gli strumenti finanziari nel modo sbagliato. Cavolo. Ok? Perché cioè, nella mia esperienza, io sono stata, prima di essere consulente, sono stata dipendente bancaria per 11 anni. Nella mia carriera bancaria mi è capitato davanti a me una ragazza che piangeva perché presso la sua banca aveva fatto mutuo ipotecario privato, quindi persona fisica, mutuo ipotecario, e agganciato per questa persona fisica c'era un derivato di copertura tasso che chiaramente le era stato suggerito in un modo sbagliato. Lei non aveva capito cosa ha fatto, quindi lei chiaramente doveva approfondire, però lì si è fatta male di fronte a uno strumento usato nel modo sbagliato. O sembra sincerarsi che questa persona avesse ben compreso di come funzionava questo strumento. Ecco, la cultura finanziaria dà consapevolezza. Non è che devo convincerti, io non devo convincere nessuno.
dare cultura finanziaria, quindi spiegare alcuni concetti importanti che sono anche basilari, cioè sapere cosa vuol dire indebitarsi, sapere cosa vuol dire programmare un piano di accumulo, sapere cos'è una pensione complementare. Cioè, sono concetti che devono entrare nella nostra cultura quotidiana e che danno consapevolezza. La consapevolezza corrisponde alla libertà, libertà di valutare. Che meraviglia, Giusy. Io starei a lavorare con te su questi temi giornate e giornate, però devo dirti, Giusy, guarda, che anch'io sono un investitore e ormai investo da tanti, tanti anni, da quando ero ragazzo. Tra l'altro faccio un grande saluto, Giusy, a Roberto Corsi, che è il mio personale consulente finanziario, e devo dirvi che io faccio dei PAC, quindi dei piani di accumulo. Utilizzo l'interesse composito, adesso non andiamo ad approfondire, però devo dirvi che sposo completamente le parole di Giulio perché io personalmente di gran soldi non li ho mai persi, perché puoi fare dei PAC, dei piani di accumulo o degli investimenti assolutamente equilibrati e assolutamente con buon rendimento, ma con rischi assolutamente gestibili, e puoi iniziare da oggi. Anche con poco. Secondo me la differenza che ci sta dicendo Giusy sta nel tuo atteggiamento, quindi nella parola educazione finanziaria, cioè nell'iniziare ad interessarti di questi temi con poco, nell'imparare a risparmiare, nell'imparare a gestire il denaro e poi utilizzi gli strumenti. Io, Giusy, devo dirti due cose. La prima è una domanda che ci fanno, a cui tenevo che rispondessi, perché è una domanda di Maurizio, molto, secondo me, intelligente, e ci chiede: la paura della pandemia, Giusy, ha influito sui risparmi? Beh, di fatto le notizie che sentiamo ai telegiornali, abbiamo ormai sfondato i 1.700 miliardi di liquidità sul conto, per cui è chiaro che noi italiani siamo delle formichine. Che lo siamo intenzionalmente o che lo siamo per caso, questo lo dovremmo approfondire, nel senso che comunque molto spesso non siamo invece così virtuosi. Diciamo che in questo periodo chiaramente la paura, il timore di rimanere senza lavoro, la paura per le nostre vite, la paura per la nostra famiglia, quindi ha fatto sì che noi diventassimo anche virtuosi e comunque facessimo davvero, raggiungessimo davvero questo livello di liquidità. Chiaramente è un rifugio che è un falso rifugio, perché la liquidità sui conti in realtà non è che protegge la nostra liquidità, in realtà in una situazione, tu Mario che sei un investitore, in una situazione di tassi negativi, non c'è molta protezione con i Perdi tassi dei corretti. gran soldi a tenerli sul conto corrente. Per cui questo, oltre ad avere altri rischi che in questi giorni ci hanno così ventilato in Aspetta, ambito inizia per P e finisce per E. patrimoniale sì, patrimoniale no, vabbè, a parte il fatto che non è passato l'emendamento e a parte il fatto che tanto se dovessero deciderla non la annunciano così in maniera plateale, però al di là di questo, che non sono io a dire come dovranno e se e come la dovranno fare. Però chiaramente, ecco, è vero che siamo diventati virtuosi, questa pandemia ha fatto sì che le paure, soprattutto perché colpiscono la paura della sopravvivenza, quindi le nostre paure ci condizionassero al punto tale da riuscire a diventare dei risparmiatori provetti, però ecco, adesso dovremmo fare quel salto di qualità evolutivo e dire va bene, adesso che ho risparmiato, come posso far sì che questi soldi realizzi i miei progetti e come posso far sì che questi soldi, se sono anche particolarmente di un certo volume, possano lavorare per me. Ecco, questo è che non significa lavorare, quindi non lavoro più io, Non ho detto questo, lavorare inteso di proteggere il capitale e avere un rendimento che possa gradualmente crescere nel tempo. Poi ognuno di noi, in virtù del proprio profilo di rischio, potrà essere un pochino più aggressivo e qualcun altro invece più prudente. Ma questo non, io non ho detto che i soldi devono lavorare al posto nostro, ho detto che i soldi devono lavorare per proteggersi e crescere gradualmente nel tempo.
Questo è. Ok, Giusy, io davvero Giusy sono, sai, un tema che mi appassiona, quindi se, ti chiedo questa cosa, Giusy, se sei d'accordo, che ne dici? Facciamo un mini sondaggio, cioè chiediamo al nostro pubblico attuale se stanno investendo in attività finanziaria, quindi vi chiedo di rispondere ovviamente con un sì o con un no, per chi vuole rispondere, se state investendo in attività finanziaria oppure no. Ci fate capire? State investendo in PAC, in quindi piani d'accumulo, in non so, prodotti pensionistici, non so, fondi monetari, obbligazioni, mercato azionario, in derivati. Diteci. No? Sì? Ok? Daniela dice no. Alessandro, okay. Ciao Alessandro, ciao caro. Alessandro, tu sei un professionista, sì, ok. Daniela, non saprei dove iniziare, ok. Adesso chiediamo a Giusy come iniziare. Maria Teresa no, Alessandro Moschetti azionario, Forza, no, la Vittoria, Vutraro, ok, no, attualmente no, appena posso sicuramente faccio qualcosa, la Rosa Bettarini. Vedi Giusy che, ecco, infatti, dato che scrivete, la mia seconda domanda per te, Giusy, sì, vedi, la Nicoletta dice sì, la mia seconda domanda, Maurizio dice sì, è questo, Giusy, se dovessimo avere 1.000 euro, come consiglieresti di utilizzarli, di investirli? 1.000 euro è una cifra, Giusy, che, meno male, un po' tutti, secondo me, possono disporre. Allora, Secondo te. se 1.000 euro sono da soli è una cifra veramente molto piccola. Se invece 1.000 euro sono un inizio e posso darmi la regola famosa del PAC, chiaramente sceglierei di iniziare di fare un versamento iniziale per un piano di accumulo che sceglieremmo in virtù di quelle che sono le esigenze, quelle che sono quello che è la propensione della persona che mi dice di avere questi 1.000 euro. E quindi naturalmente mi sento di aggiungere un piccolo elemento nella dinamica del PAC. La dinamica del PAC, il PAC è veramente una strategia di investimento, perché non pensiamo che il PAC si possa fare solo con 50 e 100 euro. Per chi ha a disposizione più capitale si può strutturare un PAC semplicemente più alto. Ecco, Giusy, scusi, ti interrompo, Giusy, puoi spiegare cos'è un PAC? Perché io lo conosco, ma magari alcune persone no. Allora, PAC innanzitutto è l'acronimo di piano di accumulo capitale ed è un metodo di investimento, perché l'altra faccia della medaglia del PAC si chiama PIC, che è invece un piano di investimento in capitale, cioè un versamento unico. Non identifica lo strumento, cioè non ho detto che facciamo azionario bilanciato, paesi emergenti, ho detto solo che è un piano di accumulo. Ed è una strategia attraverso la quale un investitore stabilisce di versare gradualmente, di investire gradualmente con una certa periodicità, che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, con una certa periodicità prestabilita, cioè ci si dà una regola. Io investitore ho i famosi 1.000 euro che mi ha dato Mario e decido di fare un versamento iniziale in un fondo comune, e tutti i mesi aggiungo 100 euro a questo fondo, tutti i mesi aggiungo 500 euro, tutti i mesi aggiungo altri 1.000 euro a seconda delle tasche di ognuno di noi. Chiaramente ho detto una cosa importante: fondo comune, il versamento a PAC, così come è strutturato, è possibile effettuarlo attraverso il fatto che io sottoscriverò uno strumento finanziario che si chiama Fondo Comune di Investimento. Poi potrò sceglierlo sempre, come dicevo prima, se azionario, bilanciato, flessibile, obbligazionario, quello che voglio io. Però chiaramente è una modalità, è un metodo. Mi do questa regola ed è come se io mi obbligassi ogni mese a rispettare questa regola ad andare a incrementare il mio investimento. Poi chiaramente si sceglie l'investimento che è più adatto alla propria propensione al rischio. Quindi,
Se io assolutamente sono una persona prudente e non voglio sentir parlare la parola rischio, chiaramente andrò a individuare un certo tipo di rischiosità, un certo tipo di fondo che ha un profilo di rischio determinato. Se invece voglio in qualche modo anche sfruttare, soprattutto in questo momento di opportunità del mercato che si prospetta nei prossimi anni dovuto proprio a questo rallentamento brusco a causa del Covid, posso pensare di invece di investire anche in una parte azionaria e quindi andare a scegliere un'altra tipologia di fondo comune. È chiaro che questa strategia, io ho detto, normalmente noi l'abbiamo vista applicata, l'abbiamo imparata attraverso i fondi comuni di investimento, ma nessuno impedisce che possa essere in qualche modo copiata, per dirla scolasticamente parlando, che possa essere replicata in un altro ambito. Se io voglio fare un investimento in una gestione patrimoniale, e qui apro un altro capitolo di un altro tipo di servizio di consulenza, posso pensare di andare a incrementare con una certa regolarità e con una certa regola, con una certa periodicità, scusami, anche uno strumento di investimento che è diverso dalla PAC in fondi comuni di investimento. Cioè è una modalità che è... Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che io entro in momenti diversi del mercato e quindi oggi il fondo comune può valere 10, domani, tra un mese può valere 9 e tra 2 mesi può valere 11. Quando è che devo festeggiare? Quando varrà 9? Per quale motivo? Perché con gli stessi soldi che ho versato oggi andrò ad acquistare più quote di fondo comune. Però sono tutti concetti che vanno spiegati. Io adesso te li sto dando per scontato tante cose. Di fronte a un soggetto che non sa minimamente che cos'è un fondo comune di investimento, che cos'è un PAC, devo andare con più gradualità e devo andare a fare dei passaggi intermedi e spiegare queste cose. Però credimi, Mario, quando la persona che mi sta di fronte ha capito come funziona un PAC e piano piano inizia a camminare, è una persona che avrà sempre presente quello che io gli ho spiegato, quello che io ho fatto in modo che lui capisse. Innanzitutto lui è contento e orgoglioso di essere entrato un attimo nella dinamica della finanza che magari fino al giorno prima non aveva neanche contemplato. E hai di fronte una persona maggiormente consapevole che anche nei momenti di critici di mercato, come sono stati questa primavera, i momenti critici, marzo, un mese da cancellare per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda tutti i miei colleghi, però sono persone che sanno mantenere un pochino più il controllo dell'emotività. Non dico che diventano esperti, assolutamente, però se ritorni su alcuni concetti e glieli richiami mentalmente, ti ricordi quando abbiamo parlato di questo, ti ricordi quando abbiamo parlato dell'altro argomento, ti ricordi l'esempio che ti ho fatto. Davvero riescono a ripristinare la rotta e a mantenere la calma che bisogna avere in questi momenti critici. Ma io ti voglio fare i complimenti, Giuse, perché sei molto chiara, molto semplice anche ad ascoltare. Vabbè, io conosco un po' l'argomento, quindi ti riesco a seguire bene, ma secondo me anche chi macina poco di finanza, no? E la cosa bella dei PAC che volevo dire è che sfruttano questi versamenti mensili, dice Giusy, dei micro andamenti di mercato al ribasso. Che ovviamente è giusto, non sta qua a spiegare, che però nel lungo periodo ti danno il guadagno, l'incremento del PAC stesso. Io aggiungo a volte mantengo anche un po' di capitale per entrare sul PAC in momenti di particolare crisi. E ti racconto questo aneddoto, infatti Roberto, che è il mio consulente, tutte le volte mi guarda, ridiamo, perché io non so perché, sicuramente per fortuna, Giusy, perché non c'era una benché minima strategia, però a febbraio ho disinvestito un bel po' di capitali. Guarda, è incredibile. Io ho avuto un cliente che lo ha fatto e davvero oggi siamo soddisfatti in due, io per lui e lui in prima persona. Brava, te lo giuro, Giusy, ma con assoluta, cioè solo fortuna perché non c'era assolutamente strategia, però poi ho ricomprato dopo quasi gli stessi prodotti e
e ho avuto già un incremento solo da quello estremamente notevole. Quindi A volte, quando le situazioni prendono una certa piega, c'è un po' di fortuna, come dici tu, e anche l'intuito di dire, in questo momento divento da investitore un pochino più aggressivo, divento improvvisamente prudente perché preferisco stare alla finestra a guardare. Ed è corretto perché comunque è una scelta, quella è una scelta, che non significa avere paura. Di perdere è una scelta perché in quel momento si sta osservando qualcosa che non convince fino in fondo. Ci tengo a sottolineare però che anche aver mantenuto i nervi saldi, quindi senza uscire dal mercato, oggi che siamo al 30 di novembre, possiamo dire che comunque mi ha ripreso. nel così brevissimo termine c'è stato un recupero che non l'avremmo mai detto ad aprile se ce l'avessero chiesto. Non avremmo mai detto che potesse succedere questa situazione. In realtà, e questo testimonia il fatto proprio che di fronte ad una pianificazione, che è una pianificazione che non è una pianificazione dei 3 mesi, ma una pianificazione di un orizzonte temporale più ampio, che ci fa alzare lo sguardo, cioè che, come quando al tramonto guardiamo proprio l'orizzonte lontano, di fronte a questa situazione ci fa capire che quando a marzo decidiamo di disinvestire perché scende tutto, non è uno sguardo di lungo periodo o di orizzonte temporale, è uno sguardo di paura. E quello sguardo di paura va controllato perché se non fosse successo il Covid, nessuno avrebbe disinvestito a marzo. Disinvestire solo perché vedi il mercato scendere è l'errore più grosso che si possa fare. Soprattutto se i nostri soldi abbiamo detto che non ci serviranno adesso, ma ci serviranno tra 3 anni, tra 4 anni, tra 6 anni. Per quale motivo allora una persona deve, diciamo, inconsapevolmente farsi dominare dalle emozioni o dalle paure? Bisogna mantenere la calma, assolutamente. Però devo dire che grossa importanza, grosso ruolo ce l'hanno i consulenti, cioè siamo noi che dobbiamo affiancare e sostenere i nostri clienti, i nostri investitori, perché la parte di razionalità, la parte riportarli sull'obiettivo è un nostro compito, non è solo un'autogestione del cliente, perché altrimenti il consulente non esprime il valore aggiunto che dovrebbe esprimere in questi periodi così difficili, assolutamente. Meravigliosa questa tua ultima affermazione, Giusy. Davvero da brava, bravissima professionista perché ti sei messa subito in discussione. Voglio dirti una cosa, Giusy, perché qua chiedono, qui devo fare delle domande, Sì. però per esempio la Carla Maiorino velocemente, ti chiedo risposte veloci, Giusy, perché stiamo Ok. andando a raffica. Allora, praticamente la Carla Maiorino dice, parte i pacchi, in questo momento di incertezza conviene ancora investire su beni rifugio, quali l'oro e il mattone. L'oro è sceso tanto ultimamente e il mercato immobiliare soffre. Velocemente, secondo te, bene rifugio? Allora, con la prospettiva di crescita dei mercati che c'è nei prossimi anni, questo ce lo fa intuire tutto quello che gli istituzionali, quindi banche centrali, stanno incentivando la crescita, tutta la situazione del mercato è una situazione che lascia pensare che ci sia una crescita da qua ai prossimi anni. I beni rifugio, per definizione, hanno il nome in testa, si comprano o si investe in quei beni per effetto di un mercato invece che dovrebbe scendere, quindi questa è sicuramente la prima considerazione. L'immobiliare io non lo condivido, ma non lo condivido perché al nome in testa, anche in quel caso, uno deve dare una finalità all'immobiliare. Compro semplicemente la prima casa, ok, allora ha una finalità anche di altro genere. Compro la seconda, la terza, la quarta, la quinta casa. Domandati perché lo fai, perché poi quando è nel mattone va da sé che è uno strumento immobilizzato e per renderlo liquido poi ci vuole tempo. Poi se a una persona piace avere l'immobile piuttosto che fare la gestione dell'immobile a reddito, va bene, sempre nell'equilibrio del portafoglio. Grande Giusy, tra l'altro abbiamo avuto recentemente una diretta proprio sugli investimenti immobiliari. Rosa Bettarini fa una domanda intelligente,
comunque Rosa sì, c'è una tassazione secca che adesso Giussi ci dice e dice il mercato immobiliare soffre, ma è soggetto a mai tassazioni da urlo. E invece la tassazione dei risparmi come funzionano? Sì, Quindi lei. immobiliare aggiungerei anche che c'è una riforma del catasto che è stata sospesa, quindi anche quella è da vedere. Per quanto riguarda invece gli investimenti finanziari, la parola è dipende cosa abbiamo. La tassazione c'è, va da un minimo del 12,50 a un massimo del 26% sulle rendite finanziarie, però la tassazione c'è. In alcuni strumenti, ad esempio, se siamo all'interno di una polizza o siamo all'interno di un fondo, non è il minimo o il massimo, mi spiego meglio. Se all'interno di un fondo comune abbiamo dei titoli, sì, dei titoli che sono titoli governativi, soprattutto nel fondo monetario, e magari abbiamo un fondo bilanciato dove oltre ai governativi ci sono anche una piccola percentuale di azioni, l'imposta sarà un'imposta composta, perché sarà un numero che esce dal 12,50 sui titoli governativi al 26% sulle rendite finanziarie delle azioni piuttosto che delle obbligazioni aziendali. Insomma, ecco, è un numero composto, però minimo il 12,50 e massimo il 26%. Ecco, una sola precisazione volevo fare io, Giusy, per completare il tuo ragionamento a tutti, è che le rendite finanziarie hanno un massimo di tassazione che ha detto Giusy. Le rendite immobiliari no, a meno che tu non faccia la cedolare secca, quindi se non fai la cedolare secca, i redditi immobili vanno sull'IRPEF, sul monte IRPEF. Se invece fai la cedolare secca, come per esempio ho fatto io, ho degli immobili a reddito, hai una tassazione secca. È che è indipendente dal monte IRPEF che puoi avere come persona fisica. Maurizio Poli invece ti chiede una cosa, Giusy, ti chiede cosa vuol dire educatore finanziario AIEF e certificato EFA? Allora, Velocemente, Giusy, velocemente. AIEF è l'Associazione Italiana degli Educatori Finanziari, è la prima associazione iscritta al MIUR, al Ministero della Pubblica Istruzione, ed è una certificazione che avvalora il fatto che abbiamo un metodo e abbiamo delle competenze che sono finalizzate proprio ad andare a incrementare la capacità di incrementare la cultura finanziaria, andare a incrementare l'educazione finanziaria. A me piace poco la parola educatrice proprio perché comunque mi dà più il senso pedagogico. A me piace educatore al maschile, ma non perché scelgo le parole, perché l'educatore è proprio un senso di incremento, di dare un'integrazione alla conoscenza. Certificato EFA è una certificazione a livello europeo, c'è un'associazione a livello europea che è la European Planner and Financial Advisory, e serve proprio per avere diciamo, questo requisito che ci aiuta ad essere allineati con tutta l'Europa su alcuni concetti di finanza. Ed è il primo livello perché c'è l'advisory, poi c'è il secondo che è il planner. Però devo dire che sono certificazioni che ormai sono quasi un passaggio obbligato per chi fa il mio mestiere, perché è una sorta di bollino di qualità, ecco, definiamolo così, per chi vuole far comprendere quanto sia costante e continua la formazione, perché non sono certificazioni che acquisisci e punto e basta, sono certificazioni che poi hanno un mantenimento di formazione ogni anno. È un po' come la formazione che è necessario fare anche a livello assicurativo e a livello di consulente finanziario. È una formazione costante perché comunque le esigenze, la normativa, la necessità di acquisire sempre più competenze è fondamentale per dare una qualità di consulenza elevata. Giusy, un po' ti stanno facendo tanti complimenti, eh? Davide Palamara, intervento molto interessante. Giusy, hai una chiarezza incredibile, ti approccio in maniera super professionale. Poi la Carla Maiorino, che è un'appassionata di finanza, ti dice: Giusy, ti affiderei la mia gestione dei risparmi. Grazie. Quindi, Mi puoi scrivere, Carla, scrivimi. Poi Carla, sai, vuole fare squadra, lei con le donne vuole fare squadra. Quindi, Sì.
Quindi, Giusy, fattori di successo, ascolto, empatia e metodo, ok? Sono sicuramente dei fattori che servono per approcciarsi a questo mondo. Ma la costanza fa Costanza fa parte del metodo. parte del metodo. Parte del metodo, perché il metodo è qualcosa di molto ampio. Innanzitutto è da condividere con il cliente, perché io non sto parlando del metodo nell'andare a selezionare le tipologie di strumenti nei quali investire. Per quello ci sono i miei colleghi, anche gestori. Io conosco chiaramente le dinamiche del mercato, ma poi l'individuazione di quali sono, diciamo, le asset allocation, non è un mio lavoro, cioè ci sono dei gestori che in team con noi consulenti studiano e arrivano a definire i portafogli dei clienti in maniera più professionale. Il metodo sta nel condividere con il cliente quello che è la pianificazione, il metodo sta nel condividere con il cliente gli obiettivi. Il metodo è continuamente coinvolgere il cliente perché comunque deve sapere quali sono i suggerimenti e il perché gli dai certi tipi di suggerimenti. Il fatto di dire che in questo momento ridurrei la parte di beni rifugio in portafoglio è perché ti devo farti capire qual è la prospettiva dei mercati, qual è il potenziale dei mercati. E su un orizzonte temporale, quindi su una durata di investimento che va da qua ai prossimi 5 anni, andare a concentrarsi troppo sui beni rifugio perché ascoltiamo ancora le nostre paure di questo momento che stiamo vivendo, potrebbe essere penalizzante per i nostri risparmi. E quindi va spiegato, coinvolgere vuol dire spiegare cosa vuol dire le dinamiche. E spiegare significa anche cosa vuol dire la parola rischio, che non è semplicemente la minaccia. Perché interpretare la parola rischio solo come se fosse un pericolo è fuorviante. È fuorviante perché significa che allora io non devo fare niente, allora hanno ragione quelli che tengono i soldi liquidi sul conto, perché altrimenti, anzi, avrebbero ragione quelli che addirittura se li tengono sotto il materasso, se non hanno timore dei ladri che vengono in casa. Per cui, cioè, ci sono alcuni aspetti che vanno assolutamente approfonditi e attraverso il metodo. Il metodo sta anche nella gradualità. Io alle persone non posso iniziare a spiegargli come si costruisce la casa dal tetto. Io devo piano piano spiegare cos'è la pianificazione, cos'è un orizzonte temporale, perché devo rinunciare per un tot di tempo. Allora, va condiviso il concetto perché una persona possa farlo proprio ed effettivamente capire cosa significa valutare e prendere un certo tipo di decisioni e poi piano piano prendere confidenza con quello che può essere una dinamica di mercato. È chiaro che il rischio c'è, ma è stato come quando abbiamo scoperto nel 2011 che il titolo di Stato non era così free risk. Nel 2011, con la crisi dello spread, abbiamo scoperto che il nostro BTP non era così un titolo a basso rischio. Abbiamo scoperto che noi eravamo molto rischiosi. E quando l'abbiamo scoperto? L'abbiamo scoperto quando eravamo in una situazione di emergenza, di vero pericolo. L'abbiamo scoperto quando noi eravamo a rischio di fare un bel default, che chiaramente, per carità, era persino troppo estrema l'ipotesi di un default, però abbiamo capito cosa vuol dire avere uno spread alto e uno spread basso. Ormai oggi parliamo di spread come se fosse qualcosa che noi maciniamo ogni giorno. Ma a me capita di incontrare persone che non sanno ancora che cos'è uno spread, che cosa significa lo spread e perché si guarda lo spread. Cioè, e questi sono concetti che sono importanti non solo per gli investimenti, ma anche per l'indebitamento. Spiegare che cos'è uno spread, spiegare che cos'è il rischio di credito va spiegato, perché altrimenti le persone non capiscono. Non capiscono neanche quello che stanno facendo ed è molto pericoloso, non solo per gli investimenti, ma anche per i debiti che vanno ad affrontare. Giusy, tutto quello che tu stai facendo è cultura finanziaria, no? È Faticoso, educazione. è molto faticoso, eh? No, no, guarda, no, Ma dunque, è molto appassionante. sai cosa, Giusy, cosa succede? Succede che questa cultura finanziaria che tu lo fai per professione, io lo faccio per passione e alcuni altri no, ti interessano,
però riguarda tutti i cittadini, riguarda tutte le persone, perché potresti contrarre un finanziamento, potresti acquistare una casa, potresti acquistare un piano assicurativo, potresti lavorare sulle valute. Cioè, ci sono talmente, ormai il nostro mondo è completamente immerso nelle dinamiche finanziarie, così tanto che si parla di economia reale, come tu ben sai, ci insegni, e economia basata sui mercati finanziari. Tutte queste cose qua, è chiaro che io, per esempio, sarei uno di quelli che qualcuno lo diceva prima, il padre Alessandro, molto intelligentemente, ci diceva dovrebbe essere materia insegnata a scuola. E ha ragione, sono completamente d'accordo con lui. È proprio perché fa parte delle nostre vite, Giusy, cioè non è più qualcosa, no? Attraverso AIEF, per esempio, alcuni progetti di educazione finanziaria, ormai adesso anche i podcast piuttosto che dei piccoli disciplinari di educazione finanziaria si possono trovare su Consob, sul sito della Consob, sul sito di Borsa Italiana. Cioè, davvero, gli approfondimenti di educazione finanziaria ormai ci sono ovunque. In realtà, qualcosa succede, che come io, dal momento che ribaltiamo questa stessa situazione su un altro tema. Se io dovessi voler sapere, vorresti approfondire qualcosa che riguarda la formazione dal punto di vista della ragioneria, mi metto su internet, cerco dei manuali piuttosto che dei libri che parlano di ragioneria e posso approfondire. Il problema sta sempre nel fatto che innanzitutto devo fare l'azione di acquisire tutti quelli che sono gli approfondimenti e le fonti di informazioni. Secondo aspetto, devo essere autodidatta nell'approfondire questa tematica. Essere autodidattica non è una cosa autodidatta, non è una cosa da poco. Richiede molto sforzo, molta volontà e molto sforzo. E poi a volte alcuni concetti devo essere di fronte a qualcuno che me li spiega. Avere degli approfondimenti, avere un consulente che te li spiega. Innanzitutto li spiega solo a te e magari con un linguaggio più semplice. Il secondo aspetto possono essere declinati anche in virtù delle esperienze che tu gli racconti. Perché se una persona mi dice sono stata scottata dall'assicurazione, sono stata scottata da un fondo comune, sono stata scottata dal conto deposito perché pensavo una cosa e invece è successa un'altra. Insieme andiamo a vedere cosa è successo primo per capire che cosa è successo, per approfondire ciò che non è stato compreso e per evitare in futuro di fare il medesimo errore. Assolutamente, Giusy, è stata chiarissima. Qua alcuni scrivono: Giusy, ti aspettiamo per un'altra diretta di approfondimento. Ok, io ti dico, Giusy, sono stato folgorato, avevo neanche 20 anni, 20 anni, da una frase di Warren Buffett che credo che molti di noi conoscono, che mi folgorò perché lessi proprio la frase che dice: la regola numero 1 di Warren Buffett è mai perdere denaro. La regola numero 2 è non dimenticarti mai della regola numero 1. E questa cosa qua mi folgorò, no? Ma a parte le battute, Warren Buffett è uno dei più grandi investitori contemporanei, a parte le battute, Giusy, siamo, cavolo, un'ora è passata, siamo alle 10, proprio la tua battuta finale, proprio per chiudere la diretta di stasera. La mia battuta finale è assolutamente di approfondire la finanza perché ha passione, perché comunque non è una situazione negativa, ma ci può aiutare nel nostro futuro. L'altra frase che a me piace molto è che le parole sono importanti, quindi quando c'è qualcosa che non conosciamo, approfondiamolo, che ci aiuta a capire ed essere consapevoli. Grande, oh, signori, grandissima, davvero sono contentissimo della diretta di stasera perché la Giusy ci ha risvegliato un po' l'interesse per la finanza, ci ha fatto capire che effettivamente è ormai materia che tutti, a cui tutti dovrebbero interessarsi. Sono completamente d'accordo con te, Giusy, davvero allineatissimo, perché non è più qualcosa di opzionale, ma noi viviamo in un mondo che ha sempre più interconnessioni col mondo della finanza, quindi Giusy,
magari avremo possibilità di fare un'altra diretta di approfondimento di questi temi. Io ti ringrazio davvero tanto per la tua presenza stasera. Grazie a te e a tutto il tuo team, sei stati davvero grandi. Grazie, grazie Giusy. Tra l'altro ti nomino ufficialmente eroi del business, perché tutti i nostri relatori vengono nominati eroi del business, quindi Giusy, entri anche tu nel nostro gruppo di eroi, e quindi ancora davvero grandissimo, grandissimo grazie per la tua performance di stasera. E prima di lasciarti voglio ricordare a tutti che questo sabato faremo una formazione gratuita a tutti gli imprenditori iscritti al gruppo di Eroi del Business, proprio sulla gestione di impresa e come far crescere la tua azienda anche in periodo Covid, ok? Quindi è un altro tema importante, quindi davvero ringraziamo Giusy, ringrazio tutti voi per questa altra straordinaria diretta e un grandissimo in bocca al lupo a tutti e una grandissima buona serata. Grazie Giusy, grazie a tutti voi. Ciao.